prende il via il 14 luglio la 12esima edizione del Locomotive Jazz Festival, appuntamento estivo con la musica che farà tappa in 18 diversi luoghi della Puglia sino al 1 agosto prossimo. L'evento è organizzato dall'associazione Locomotive con la direzione artistica di Raffaele Casarano ed è stato presentato giovedì 13 luglio presso l'Open Space di Palazzo Carafa. Alla conferenza stampa erano presenti, oltre allo stesso direttore Casarano, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l'assessore regionale allo sviluppo economico e all'industria turistica e culturale Loredana Capone e il professore di etnomusicologia e di storia del jazz dell'Università del Salento Gianfranco Salvatore. 30 appuntamenti, 10 giorni e 100 artisti, tra i quali Danilo Rea, Federico Zampaglione e Eugenio Finardi. L'edizione 2017 del Locomotive Jazz Festival sarà caratterizzata non solo dalla buona musica, ma anche da seminari, escursioni e appuntamenti enogastronomici. Al centro dell'iniziativa le periferie, le aree di confine dove avvengono le contaminazioni e gli scambi. Perché, come ha dichiarato il direttore artistico Raffaele Casarano, la musica nasce dove c'è diversità, dove si è lontani da tutto e per questo più vicini all'essenza di quel che accade. In perfetta sintonia con la natura inclusiva della musica, il Locomotive Jazz Festival è anche un evento solidale, per questo una delle serate sarà a favore di Triacorda Onlus per la realizzazione del polo pediatrico del Salento. La conferenza stampa si è conclusa con una brillante ed emozionante esibizione di Raffaele Casarano al sax, le cui note dal terrazzo di Palazzo Carafa hanno riecheggiato in tutta Piazza Sant'Oronzo, coinvolgendo i passanti. Tutto il programma dettagliato del Locomotive Jazz Festival è consultabile sul sito locomotivejazzfestival.it e sulla pagina Facebook dell'evento.